Ragazzi, allora sono tornata con un nuovo video. Questo sarà il video dei prodotti finiti dell'ultimo periodo. Allora inizio subito con i vari bagnoschiuma, eccetera, eccetera. Allora, ho finito questo qui della Negro Roberts ed è della linea BioLife Milk e Karité ed ha un odore davvero fantastico. Questo qui aveva il prezzo speciale di 2,99 euro, è 500 ml di prodotto ed ha una scadenza di 18 mesi. Mi è piaciuto tantissimo perché aveva un odore davvero fantastico questo bagnoschiuma qui e durava a lungo, davvero super consigliato. C'è tantissimo prodotto, quindi vi dura tantissimo. E anche questo prezzo, insomma, lancio di questa nuova linea della Neutro Roberts. Ve lo straconsiglio soprattutto per le ragazze che hanno la pelle secca. Infatti, io tendo molto a comprare bagnoschiumi super idratanti per la pelle secca, insomma. Quindi questo prodotto qui ve lo straconsiglio. Un altro bagnoschiuma che mi è piaciuto tanto, questo qui è nuovo ed è della Borotalco. Questo qui è il bagno di talco rilassante, profumo di lavanda e iris. Questo qui praticamente mi ricorda tantissimo il profumo Chloé ha lo stesso odore più o meno ed è davvero buonissimo. Questo qui è sempre 500 ml di prodotto ed è un bagnoschiuma rilassante e lascia la pelle morbida, liscia e vellutata, e ve lo posso confermare. Questo qui però rispetto al Neutro Roberts tende comunque a seccare la pelle, quindi io comunque ci andavo ad applicare una crema. Mentre il Neutro Roberts non ho avuto questi problemi, nonostante il fatto che io tengo una pelle davvero secchissima. Quindi sarà perché comunque il Borotalco secca un pochettino la pelle. Questo qui ha un buonissimo odore, davvero vi dura tantissimo addosso. Però vi consiglio sempre di applicarci, insomma, una crema idratante dopo, insomma, la doccia. Poi un altro bagnoschiuma che ho utilizzato e terminato è questo qui dell'Angelica ed è al cotone e muschio bianco. Ha una profumazione davvero molto delicata, però io preferisco quello lì all'avena perché questo qui comunque secca abbastanza la pelle. Ho provato questa nuova profumazione che è quella lì delicata, però quella all'avena la preferisco, la prediligo perché comunque non mi secca la pelle. Questo qui sì, è 500 ml di prodotti ed ha una scadenza di 12 mesi. L'ho voluto provare perché della linea dell'Angelica prendo sempre la stessa identica profumazione. Quando ho visto che comunque ci sono anche altre profumazioni, ho voluto provarla. Ma chi, insomma, vi consiglio quella lì all'avena. Sì, l'odore non è fantastico perché questo qui ha davvero un ottimo odore, però l'avena, quello lì invece ha un odore tipo di sapone, come vi devo spiegare, sapone neutro. Questo qui comunque è una profumazione più delicata, più piacevole, però comunque secca la pelle. Quindi vi consiglio sempre della Zelica, però quello lì all'avena. Questo qui perché ha una pelle, insomma, normale, che non tende a seccarsi e a farsi tipo, insomma, mi si spacca proprio a me, mi si fanno quelle cose bianche sulle gambe bruttissime. Quindi per chi non ha la pelle complicata come la mia, io vi consiglio questa profumazione qua perché è di gran lunga superiore, insomma, all'avena, quella lì all'avena. Un altro bagnoschiuma che sto adorando davvero è questo qui della Bioncen ed è Zen Emotion della linea antistress Alte Bianco e Loto. Questo qui stava per un periodo in offerta da Acquasapone ed è qualcosa di fantastico questo bagnoschiuma. Infatti papà gli ho detto di andarne a fare scorta perché è davvero buonissimo. È 500 ml di prodotto da una scadenza di 12 mesi ed ha un odore, ragazze, soave. Molto molto fresco, delicato, persistente, davvero lasciate, è come se, non lo so, applicate la crema corpo praticamente e vi resta per
per tutto il pomeriggio e sera. Davvero un odore super persistente, fantastico. Peccato però che comunque a prezzo pieno costa un pochettino, costa abbastanza. E vi consiglio insomma di comprarlo in offerta da Acquasapone perché ha un odore davvero buonissimo. C'è tanto prodotto e l'odore è fantastico. Ci sta anche un'altra profumazione che papà ha preso, che è tipo rossa la confezione, però non ve la consiglio perché l'odore non è granché, devo dire la verità. Vi consiglio di gran lunga questo qui. Poi tra l'altro i prodotti della Beyoncé mi piacciono molto, anche quelli lì per i capelli. Li trovo molto validi. Poi, per quanto riguarda gli shampoo, ho terminato due shampoo dei Provenzali. Allora, il mio preferito è questo qui, lo shampoo al karité che già avete visto in svariati video, mentre questo qui al Marsiglia shampoo dolce è anche altrettanto valido, però io preferisco questo, sia per come insomma rende i capelli ancora più morbidi. Io questo qui con il Marsiglia invece ci ho dovuto applicare la maschera semi... Oddio, scusatemi, la maschera semi di lino dell'erbolario, mentre con questo qui no, perché davvero lascia i capelli belli morbidi, districati, fantastico. Comunque io vi consiglio i shampoo dei Provenzali perché sono davvero di ottima qualità, non sono testati su animali, sono prodotti biologici se non sbaglio, un prodotto erboristico. Non sono testati su animali e non sono senza allergeni, senza petrolati, quindi davvero molto molto buoni. E l'unica pecca, vedete, sono un pochettino piccolini, sono 250 ml di prodotto l'uno, però diciamo per chi ha capelli lunghi comunque dopo 5-6 applicazioni finiscono. E quindi ho terminato questi due shampoo qui. Infatti questo qui mi è rimasto questo gozzo che comunque non posso utilizzare, non ho potuto utilizzare perché non si preleva per il packaging che tiene praticamente. E comunque ho terminato anche questi due shampoo. Per quanto riguarda i deodoranti, ho terminato questi due della Dove. Questo è il mio preferito insieme a quello lì rosso ed è il Go Fresh Grapefruit e Lemongrass Scent. Comunque 48 ore, ha un buonissimo odore e questo qui è 150 ml di prodotto. E ho terminato anche questo qui da borsetta, tipo mini size. E allora questo qui ha un odore molto fresco, questo qua è i minerali del Mar Morto, mentre questo qui è tipo lime fruttato, è molto particolare come profumazione. Perché ancora non l'ho provata, ve la consiglio. Comunque, i miei preferiti dei deodoranti Dove sono sempre questo qui giallo e quello lì rosso ai frutti rossi, che è davvero buonissimo. Però è difficile da trovare. Io, per esempio, ogni volta che lo vado, voglio prendere quello lì, non lo trovo. In mancanza di altro, prendo questo che comunque è buonissimo. Poi ho terminato due profumi e sono questo qui di Romeo Gigi, che è il Lucky, questo qui a forma di cornicello, questo, ah scusate, questo si è stappato, era fatto in questo modo e l'ho finito, aveva un buonissimo odore, molto invernale comunque come profumazione, infatti me lo regalò mio zio al mio compleanno di qualche anno fa. No, dell'anno scorso, sto dicendo. E poi ho finito questo qui che sarebbe il falso di Dolce & Gabbana femminile, che tutti sappiamo che questo profumo Dolce & Gabbana l'ha tolto dal commercio ed era fantastico. E questo qui, nonostante il fatto fosse un falso, durava tantissimo addosso. Era 15 ml di prodotto e una scadenza di 36 mesi. E questo qui, se non sbaglio, è i falsi d'autore di Carmen Profumi, una roba del genere. Comunque erano quelli là piccolini così, che ho pagato tipo intorno ai 3 euro. Questo qua non lo so perché è un regalo e comunque ho finito questi due. Per quanto riguarda le salviettine struccanti, ho finito tre confezioni. Allora, ho finito queste qui, che è una marca che non conoscevo e non mi ci sono trovata male. Ed è la Dealo salviette struccanti senza alcol. E sono questi due che l'ho pagate a 1 euro.
sempre nel solito negozietto di detersivi. Queste qui ce n'erano tipo, oh, erano tre in uno, strucca, idrata e deterge. Ed erano con aloe vera. E sono, oh, di 30 pezzi l'uno. E insomma, mi ci sono trovata bene, peccato che poi non le ho ritrovate più. Però, ho approfittato della promozione che aveva qualche mese fa a quel sapone delle, queste salviettine della Fria. C'ho anche un'altra confezione che sto utilizzando e sono le Fria Utility, struccante occhi, viso e labbra. Queste qui erano da 20 più 5 salviettine in omaggio, quindi in queste qui ce n'erano 5 in più perché erano da 30 pezzi, avevano il costo di 1 euro. Queste qui 75 centesimi venivano in offerta da questo sapone, quindi davvero conveniente. Volevo prenderne più di due, ma purtroppo non me l'hanno permesso perché essendo prodotti in offerta non potevi prendere più di due pezzi. E queste qui sono con aloe vera e vitamina E ad azione nutriente e riequilibrante. Però rispetto a queste qui della Delao, le Fria un pochettino bruciano gli occhi quando voi andate a insistere soprattutto per eliminare l'eyeliner oppure non lo so, qualche prodotto waterproof. Comunque, se voi andate a insistere, un pochettino vi brucia. L'ho notato ieri con il trucco che avevo, che ho i matitoni di Essence, quelli che vi ho mostrato nel video degli acquisti. Sono molto difficili da togliere perché sono super, super resistenti. E per togliere, insomma, tipo, ho insistito un pochettino di più sull'occhio e mi si è un po' irritato con le Fria. Queste qui praticamente dice che sono dermatologicamente testate, sono senza alcol e senza parabeni. Comunque, per il prezzo che hanno, 25 salviettine struccanti della Fria, 75 centesimi, era davvero ottimo. Adesso da questo sapone costano 1,10 euro. Poi, per quanto riguarda prodotti di make-up, ho finito due correttori. Che è il prodotto che finisco quasi su, cioè finisco subito ed è questo qui della Kiko ed è un correttore liquido del Natural Concealer. Io avevo lo 02. Questo qui mi è stato regalato da mia sorella e il ragazzo per Natale e l'ho finito adesso, Natale di quest'anno. Ed è di, vi dico subito, 18, ha una scadenza di 18 mesi ed il prodotto è 3,8 ml di prodotto e ha un costo più o meno sui 5-6 euro questo qui e devo dire aveva un'ottima coprenza, ne bastava davvero pochissimo, però secondo me per il prezzo che ha c'è davvero troppo poco prodotto. Infatti vi consiglio questo correttore qui di Wycon che è davvero fantastico. Purtroppo, come potete vedere dalla confezione, ho cercato di prelevare anche sotto, però non ci sono riuscita perché il pennellino non ci arriva. E questo qui davvero è un correttore molto molto valido, ha un costo di 5,90 euro se non erro, però ha 8,5 ml di prodotti, ha una scadenza di 6 mesi e ha molto più prodotto rispetto a questo qui di Kiko. E questo qui, il Kiko ha un effetto matte, un pochettino pastosetto, infatti ne basta davvero pochissimo. Questo qui ha un bell'effetto illuminante, quindi tra i due vi consiglio di gran lunga questo di Wycon, sia per quantità, costo e la quantità del prodotto, sia come prodotto in sé, che lo reputo davvero migliore rispetto a questo qui di Kiko, che è un pochettino pastosetto. Ha due azioni in uno, oltre a coprire l'occhiaia, ve lo illumina, quindi straconsigliato questo qui di Wycon. Poi ho terminato due campioncini. Ed è il fluido districante protettivo e semidilino della Silk System, cioè i cristalli liquidi praticamente. E li ho utilizzati insomma per prima di fare la piastra. Sì, sono siliconi, ma a me non ci faccio caso insomma a queste cose. E poi c'era un periodo che praticamente avevo tutti i brufoli sulle guance. Non so per quale motivo, la prima volta io sono fortunata perché non ho mai avuto brufoli, sia nell'età insomma adolescenziale che adesso, però il mese scorso ho avuto tutti i brufoli sulle guance.
non era un blush, non era un tipo di fondo, perché comunque sono prodotti che utilizzo sempre, non è che mi hanno creato delle reazioni allergiche, non lo so, forse in quel periodo ero un pochettino più sensibile per quanto riguarda, non lo so, i prodotti, non lo so, vabbè, l'importante è che sono guarita. Comunque, per cercare di risolvere questo problema ho utilizzato questa bustina della Vichy, ed è la Normaderm, praticamente questa serve, è un trattamento idratante anti-imperfezione globale, cioè serve a curare, diciamo, le imperfezioni che avete, insomma, sul viso. Era un campioncino da 1,5 ml di prodotto, però ci ho fatto abbastanza applicazioni perché la crema era tipo in gel, se non mi sbaglio, perché l'ho utilizzata parecchio tempo fa, non mi ricordo, comunque mi è piaciuta. Perché attenuava tantissimo tutti i vari brufoletti, li ha seccati molto, quindi consigliatissima. Questa mi hanno dato questo campioncino in farmacia e ve la consiglio per chi ha problemi di brufoli, è davvero buona. E niente ragazze, questi sono i miei prodotti finiti, fatemi sapere quali sono stati i vostri, se qualche prodotto che ho utilizzato io voi l'avete utilizzato, insomma come vi siete trovate, pure per quanto riguarda i correttori di Kiko, cosa ne pensate, se avete mai provato questo di Wycon, questo qui liquido, che io ho comprato, mi pare, dicembre tipo, sempre durante insomma il periodo di Natale, vi devo dire la verità, è davvero, ha durato tantissimo, e mi ci sono trovata bene, infatti lo voglio andare a ricomprare. L'unica pecca è che non si può prelevare fino in fondo, ma lo stesso problema me l'ha fatto questo qui, anzi questo si è distrutto praticamente, se n'è venuto, non so, il dosatore qui si è disintegrato. Comunque fatemi sapere se avete mai provato questi due correttori, come vi siete trovate, sono curiosa. Perché non lo so, a me piacciono molto i prodotti di Wycon e secondo me sono anche di qualità migliore di quelli di Kiko, perché i prodotti che tengo della Wycon sono davvero buonissimi, buonissimi, niente da dire nella maniera più assoluta. E niente, io vi mando un forte bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video, ragazze, ciao!